Buongiorno, buongiorno. Oggi vi parlo di questo libro qua, Canaglia, di un giovane autore israeliano, il primo libro che ha fatto, Itamar Orlev. Ed è 75 quest'autore. Allora, la storia è questa: abbiamo uno scrittore che si può definire fallito, abita in Israele. Che si separa dalla moglie e decide di andare a trovare il padre a Varsavia. Il padre vive a Varsavia in una casa di riposo. È più di 20 anni che non vede questo padre. Perché non lo vede da più di 20 anni? Perché 20 anni prima la madre, con i figli, quindi con i fratelli anche del nostro scrittore, è scappata dalla Polonia, è andata in Israele. Li ha sottratti a un clima sociale e familiare di violenza. Ha voluto in qualche modo salvarli e salvarli anche dal padre, perché il padre era una persona violenta che naturalmente non si curava dell'educazione dei figli, che picchiava la madre e spesso anche i figli, beveva e quindi insomma non poteva più farli crescere in questo ambiente. Allora lui va a trovarlo, cosa si aspetta da questo incontro? Si aspetta, non so, di capire qualche cosa, no? Va in Polonia e per un breve periodo, una settimana, 10 giorni, con il padre, sta con il padre, lo porta in giro, lo porta a trovare dei parenti e parla con lui, insomma cerca di avere un rapporto per capire qualcosina, come porsi di fronte a questo padre, no? Che era una canaglia, ecco il titolo del libro, e che si dimostra ancora una canaglia, nel senso non si pente di nulla lui, assolutamente non si pente di nulla, anzi tratta il figlio quasi come lo trattava 20 anni prima, ovviamente non può più picchiarlo. E tutta la storia si gioca su proprio questo rapporto. Nella quarta di copertina parlano di tentativo di perdono sulla violenza. Io francamente non ci ho visto questo tentativo del figlio, no? Quasi mi è sembrato più che il figlio si sentisse obbligato a chiudere i conti, magari anche positivamente, insomma, però più che andare a perdonare il padre, no? Anzi, addirittura da questo periodo che passano insieme emergono degli altri aspetti particolari. Vanno a trovare i parenti, in effetti, no? Allora, dalla visita a tutti questi parenti, con il quale il padre continua ad avere dei rapporti negativi, il figlio apprende altri aspetti della vita di questo padre, aspetti che rendono sempre più, come dire, adeguato il termine di canaglia che viene dato nel libro. Non so se è un termine che viene usato nel testo, non mi ricordo, non ho presente, però insomma è una canaglia, questo sì. Ecco, poi alla fine, quando il figlio torna in Israele, non lo so, secondo me rimane aperta la questione, non viene chiusa la questione. Ecco, tutto il libro è appunto un analizzare il rapporto fra queste due persone e con, naturalmente, con tutti gli intrecci possibili, immaginabili, che possono esserci tra un padre e un figlio, e soprattutto un padre e un figlio con una storia così complicata come quella che è avvenuta fra di loro. Quando abitavano in Polonia erano poveri, il padre stava via per molto tempo, poi magari tornava con un mucchio di soldi e comprava cose strane, addirittura mi pare una volta un pianoforte, e poi ci mangiava tutti questi soldi, beveva, loro avevano un po' paura quando tornava, insomma una storia di violenza, no? Ecco, io trovo che sia un bellissimo libro, sono 400 pagine, quindi si leggono tutte quante senza perdere la tensione di queste due anime che insomma vengono in contatto e si studiano, eccetera, e quindi cercano di capirsi e di arrivare a qualche cosa. Finale aperto, per me rimane un finale aperto, e appunto alcuni aspetti della valutazione che viene data nei commenti che io ho letto naturalmente alla fine. Non mi ricordo se c'è una prefazione. No, non c'è una prefazione. Ah sì, beh, insomma, c'è due paroline di prefazione. Come al solito io vi sconsiglio
di leggere prefazione, commenti, tutto. Leggete il libro e vi fate la vostra opinione. Eccolo qua, quindi Canaglia, Orlev, Itamar Orlev, della Giuntina naturalmente, e libro senz'altro consigliato. Buona lettura.